Ciao a tutti gli erranti, io sono Giacomo, continuo la striscia quotidiana di Cinema Erranti direttamente dal Festival di Venezia. In questi giorni sono arrivati un sacco di VIP qui al Lido, Kate Winslet con Carnage, Viggo Mortensen con la Dangerous Method, Monica Bellucci. E allora guardatevi e gustatevi, come al solito, il nostro diario direttamente dal Festival. L'autunno dei cineasti. Da una parte abbiamo Ferrara che ci propone un film in cui il mondo sta per finire, e tutti lo sanno, e noi seguiamo le vicende di una coppia di artistucoli medio borghesi, mezzi in crisi, che un po' scopazzano, un po' s'arrabattano, e un po' filosofeggiano, e bla bla bla, e bla bla bla, e bla bla bla. Ferrara. Un cineasta il cui punto più alto negli ultimi 15 anni di carriera è stato il filmare Asia Argento che si slingua un cane. Grazie, ma no. No. Proprio no, grazie. Dall'altra parte abbiamo un Fredkin che, oramai, che volete, pure lui infila 5 film tremendi e uno forse caruccio. Questa dovrebbe essere la volta del film forse caruccio, anche se quel McConaughey come attore principale è totalmente scoraggiante. Due film che, boh, ci sono modi peggiori di riempire il tempo, ma ce ne sono anche di migliori, tipo leggersi un libro. Questo per oggi è tutto, ma vi ricordiamo di seguirci sul nostro sito www.cinemaerrante.it per tutte le recensioni e gli articoli direttamente dal Festival di Venezia. Ciao!